Esercizio sull'interferenza in un piano, numero 24, pagina 559 del libro Amaldi, vecchia edizione. Due casse acustiche, un ascoltatore ai vertici di un triangolo rettangolo. Trova la frequenza che rende la differenza delle distanze dalle sorgenti uguale a mezza lunghezza d'onda. Questa è la situazione fisica con le due casse S1 e S2, cioè le sorgenti delle onde sonore distanti 210 cm, e l'ascoltatore posto a 2,80 m di distanza dalla cassa 1 e perpendicolarmente al segmento S1 S2. Queste sono le onde sonore messe in fase dalle due sorgenti e D1 e D2 sono i cammini di diversa lunghezza che compiono le due onde sonore per giungere all'ascoltatore. D2 si calcola immediatamente col teorema di Pitagora e sono 350 cm. Si vuole che la differenza tra questi due cammini, quindi D2 meno D1, la differenza dei cammini sia mezza lunghezza d'onda, come indicato dal disegno sotto. Se noi riportiamo questo arco di circonferenza con centro in A, la differenza di cammino delta è questo tratto qui, e si vuole che sia lambda mezzi. In questo modo in A ci sarà un punto di interferenza distruttiva e in teoria A non dovrebbe sentire niente. In realtà non è proprio così, anche perché l'onda sonora che proviene da S2 ha camminato per 70 cm in più. Infatti 70 cm è la differenza dei cammini. E quindi quando arriva in A questa seconda onda si è smorzata un po' più della prima. Quindi l'interferenza non può essere perfettamente distruttiva. Comunque noi adesso imponiamo che questi 70 cm di differenza di cammino siano lambda mezzi. Delta uguale 70 cm uguale lambda mezzi, ricaviamo la lunghezza d'onda che è 1,40 m. Poi, sapendo che la velocità del suono in aria è circa 340 metri al secondo, con la formula solita della velocità delle onde sonore, troviamo una frequenza di 243 Hz. Questa è la giusta frequenza di emissione che rende la differenza tra i due percorsi pari a mezza lunghezza d'onda.